Oggi mi sentivo un po' creativa con una voglia immensa di creare qualcosa con il naso. Sì. Questo è uscito più sgorbietto dell'altro e molto più difficile. Effettivamente da fare. Poteva venire meglio. Però sei stata comunque bravissima perché hai scelto due oggetti che non sono affatto semplici. Adesso però ti faccio vedere come farlo un pochino più preciso. In questo video andrò a fare il portaoggetti, poi se volete vedere anche il portapenne fatemelo sapere nei commenti. Innanzitutto per la prossima volta ti consiglio di lavorare su una scrivania con sopra una tovaglietta di plastica. Sicuramente ti troverai molto più comoda. Io utilizzerò degli attrezzi più o meno professionali, però sicuramente in casa avrai delle validissime alternative, tipo la punta di un pennello, di una matita oppure delle forbici. Adesso vado a stendere la mia pasta. Io per stenderla uso un semplice pennarello. Poi vado a tracciare la forma di un cuore esattamente come hai fatto tu e rimuovo tutti gli eccessi. Con la pasta avanzata vado a modellare un lunghissimo salsicciotto che useremo per fare i bordi. Io anziché farlo combaciare con il cuore lo vado a mettere accanto. Poi per unire bene i due pezzi vado a creare un altro salsicciotto un pochino più sottile da mettere qui in mezzo e lo vado a modellare fino a quando non diventa un tutt'uno. Adesso lo lascio asciugare e voi nei commenti fatemi sapere se volete la parte 2 dove lo dipingo.